Mister Florindo, siamo qui a commentare un 1-1 a Crema, che forse sta un po' stretto, visto come sei quello che si è visto in campo. Sì, vista la prestazione sicuramente sta un po' stretto, peccato che abbiamo creato diversi presupposti per raddoppiare o comunque per andare sul doppio vantaggio, però oggi non ci siamo riusciti in una disattenzione, un errore che abbiamo commesso su una palla inattiva. Poi loro hanno trovato il gol del pareggio. Dispiace, però allo stesso tempo io credo che quando viene a fare questo tipo di partite e praticamente concedi poco e niente in un campo come questo dove ci sono giocatori importanti, una squadra importante, e fai una prestazione del genere dove vieni ad importi, vieni a creare situazioni per andare... per andare in vantaggio, per raddoppiare, credo che comunque siamo sulla strada giusta. Ovviamente c'è un po' di rammarico, però se si continua a lavorare così, di partite di questo genere, giocate in questo modo, è difficile che si torni a casa con un punto solo. Ecco, è molto più facile che si porti a casa la posta piena. Dobbiamo migliorare tutto, però... sono contentissimo, ripeto, della prestazione dei miei ragazzi, sia davanti che dietro che in mezzo. Hanno fatto tutti una grandissima partita e allo stesso tempo c'è un grande rammarico, perché meritavamo secondo me ampiamente la vittoria. Calcio però è anche questo: a volte quando si sbaglia un pochino troppo, a volte si viene puniti, e a momenti anche oltre misura, perché alla fine ha fatto una parata a Sello su un'altra punizione laterale che magari non portiamo a casa niente. Ecco, ci rimbocchiamo le maniche, dobbiamo migliorare, però martedì si riparte. Ecco, l'episodio che ha portato poi al rigore del pareggio del Crema, dalla televisione si è visto poco, dalla tribuna si è visto ancora meno. Lei da bordo campo cosa allora, ha visto? Di sicuro c'è stato un batti e ribatti, e da un colpo di testa ravvicinato di Ali per inviare la palla, la presa è finita sul braccio di Agazzi, e l'arbitro ha decretato rigore. Credo anche che in quella situazione lì, insomma, ci fosse. Ecco, siamo stati un po' imprecisi nel ributtare via la palla prima, e loro l'hanno rimessa in mezzo e è nata questa situazione. Nel calcio, ripeto, ci sono anche questi episodi e dobbiamo sicuramente farne tesoro, però ripeto, stiamo lavorando bene, io sono contento della prestazione dei ragazzi. Ecco, guardando la classifica, cambiano le pretendenti al primo posto. Adesso c'è l'Arcona Tese che si è portata a un punto, però dietro si sono fermate San Giuliano e Casatese. Però di Senzano Carmina resta regina, è una posizione quale ci piace stare, ci si vuole rimanere il più possibile. Sì, ma al di là di quello, io credo che dobbiamo lavorare costruendo le prestazioni per arrivare nel lungo termine ad ottenere più punti possibili. Io credo che con questa base e identità di gioco, di lavoro e di voglia e di coesione di ottenerlo il risultato, cioè, ci sono delle buone basi anche per continuare a lavorare bene. Dobbiamo sicuramente cresceremo, però c'è voglia, c'è fame, non c'è voglia di non mollare mai nelle situazioni. Abbiamo provato fino alla fine a cercare di vincere, nonostante purtroppo oggi ci fossero delle defezioni, insomma, un pochino importanti, però questi ragazzi hanno cuore, hanno voglia di migliorarsi, di superarsi, e io sono contento, sono orgoglioso dei miei calciatori. Grazie mister, complimenti, perché comunque anche se non sono arrivati a 3 punti. Vai. Mister, buonasera, complimenti per la prestazione contro la prima della classe in un momento di difficoltà dal quale la squadra proveniva. Avete secondo me dato il messaggio, il segnale che la squadra è viva, che la squadra c'è, e soprattutto come atteggiamento mi sembra che per tutti i 90 minuti si sia vista voglia di lottare. Sì, sono d'accordo, sicuramente sono d'accordo sul fatto che gli avversari di oggi erano molto forti, e sono d'accordo sul fatto che li abbiamo affrontati con la giusta concentrazione, attenzione e unità. Una partita che si poteva perdere, ma nel finale si poteva anche vincere. C'è stata l'occasione di Ferretti, ma soprattutto al di là delle occasioni c'è stata secondo me anche la voglia e il coraggio di provare, non di barcarsi semplicemente. C'è stata qualche
qualche ripartenza, insomma una squadra che ha cercato fino all'ultimo minuto di giocare non soltanto per difendersi come magari si era visto domenica scorsa per le difficoltà oggettive del momento, ve la siete giocata oggi, ecco. L'idea era quella di non concedere a loro il centro della scena e basta, e quindi abbiamo cercato di fare nei momenti della partita in cui loro ci avrebbero lasciato un po' di spazio qualcosa di positivo noi. Quindi in qualche momento ce lo hanno lasciato loro, in qualche momento ce lo siamo andati a prendere, e questa era l'idea che avevamo, e si è visto. Forse il fatto che meno, mi è sembrato che Desenzano non esercitasse un pressing asfissiante, non veniva a prendervi molto alti, perché sapeva quando poi costruiva di poter far male in qualsiasi momento. Magari in questo senso può avervi agevolato l'atteggiamento loro, cioè che non è stato proprio di iperaggressivo. Sì, è vero, loro alla fase di non possesso la fanno in modo più ordinato che aggressivo, e questo ti consente di iniziare il gioco. Detto questo, deve avere il coraggio, la personalità e la qualità per poterlo fare, quindi in tutte le situazioni in cui l'abbiamo fatto è vero che c'erano gli spazi, ma è anche vero che i ragazzi si sono andati a prendere. Con Cerri largo a destra si è finalmente trovato il terzino del settore, perché a me personalmente aveva convinto anche con la Casatesi in un altro ruolo sul centro-destra, diciamo. Oggi con un cliente tosto come Ruffini, secondo me ha fatto un'ottima partita. Sono d'accordo sul fatto che ha fatto un'ottima partita, sono d'accordo sul fatto che sia un buon giocatore, ed è vero che oggi ha dato un buon apporto. Da qui in avanti vedremo quali scelte fare.